Sono Dino, abbiamo 1500 pecore, 100 capre e 50 vacche fattrici. Noi qui ci troviamo proprio nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo e ci sono lupi, sono gruppi di 2, di 3, anche di 6 lupi. Le mie vacche sono tranquillissime. Io sono Elisabetta Tosoni, attualmente lavoro come tecnico biologo all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Sono di base dei predatori, però in realtà se possono non predare, per loro è un'occasione. Sono Pietro D'Annessa, abbiamo un'azienda agricola di capre in Abruzzo. Loro, col fatto che da 2 mesi stanno con le capre, diventa tutta una famiglia, quindi loro proteggono fino alla morte le capre e le proteggono da possibile attacco che può essere il lupo, che può essere l'orso o comunque qualsiasi cosa che loro pensano che è un pericolo. Sophie Colantoni, accompagnatrice moyenne montagne della regione des Abruzzo. Le loup, c'est un animal qui nous ressent beaucoup, donc il perçoit souvent notre venue et lui fait de toutes sortes qu'il ne soit pas perçu. Donc c'est souvent par hasard. De la voiture, après tu t'arrêtes, tu as la possibilité de faire des photos, quoi. Mais c'est vraiment par hasard. Mi chiamo Edoardo Ciferri, sono un fotografo naturalista. Ho iniziato ad appassionarmi sempre di più ai lupi, anche per poter trasmettere a più persone possibile questo amore, diciamo, e soprattutto una conoscenza per poter far capire che effettivamente sono fondamentali. Che le lupi sono fondamentali.